Avete mai sentito del legno fare questo suono? Perché è un suono molto strano. Bene, un salve a tutti e benvenuti. Buttati, Lethal. Iniziare. Buttati. Cos'era quella storia del legno? Che rumore gli hai fatto fare? Ho fatto fare del rumore al legno. Ok, verso il giallo. Oh, verso shit! Il giallo. Oh, shit! Zero. Oh, oh my god. Devo ricalibrare assolutamente il remote. Qualcosa non va qui. Ok, se vuoi giri intorno alla cosa, però stavolta dimmi quando ti butti. No, no, no. Ok, a posto. A posto. Non so perché mi era impazzito lui remote. Dammi un 3-2-1 quando ti butti. Ok. E ci sono sopra. E quasi. Spero che non lo faccio mai più. Gira, gira, tondo, casca, casca il mondo, casca la terra. Verso la terra. Tutti, non arrivo in tempo per il tutti giù per terra. E tutti giù, giù, per terra. Yes. Jump. Timing perfetto. Giusto, perfettissimo. Congratulazioni, mio signore. Clap, clap. Clap, clap. Emoji dell'applauso. No. Fuck. L'emoji dell'applauso. Bene, siamo arrivati. Yeah. Abbiamo cominciato bene. Salve. Link, mio signore, fai rapporto. Siete giunto nella miniera di Ranel. Bel posto. Miniera di Ranel. Da centinaia di anni il deserto avanza in questa zona. È un'area molto arida. Pipu pip. Google Maps in azione. Grazie, Fai. Si presume che Zelda si sia diretta più avanti? Elevatore, ben fatto. Sento già il mio peggior nemico in azione. La cicala. La cicala. Oh, statua. Attivare la statua. Se non sbaglio c'è tipo un esaedro proprio qui, no? Yes. Sì. Due cicale. Cicale, cicale. Cicale. E la formica. La troviamo più tardi. La sabbia ormica. Ok. Uno o due. Sono in sincronia perfetta, mi dispiace quasi. Tu vedi le cicale? Le cicale io non le vedo, le cicale. Due cicale c'erano. Ne ho presa solo una però, la sabbicala. Beh. Pacchio dato. Facciamo esplodere tutte ste cose. Ma chi se ne frega? Io sono già... ho già finito il gioco, letto io. Ok. Pipistrelli, oggetto. Pacchio. Un giorno avrò più artigli di mostra di Lethal e quel giorno sarà in cui... quello in cui Lethal probabilmente l'avrà speso tutte. Beh, vediamo se io ho più fortuna di te con gli artigli. Sì, me l'hanno dato uno. Nice. Oh, fuck. Yeah, più finestre. Bene. Abbiamo cambiato lo scudo di ferro in quello di legno, perché nel deserto di Ranel c'è... il ferro si scalda troppo e poi brucia. Esatto, giusto. Quindi abbiamo preferito quello di legno, così quando si brucia andiamo a fuoco direttamente. Oppa. Yes! Speedrunning. Come speedrunning? Non proprio. Io sto rompendo due rocce. Io ho rotto le rocce mentre sconfiggevo le melme. E ho subito un cuore di danno. Oh, non
un cristallo? Cosa servirà mai? Beh, in realtà, quelle prime volte che ci ho giocato lo sapevo a cosa serviva. I trailer spoileravano tutto. È per quello che non devi andare in fretta? Io sono qui, Red. Sto per premere. Possiamo colpirlo? 3, 2, 1, vai. Vai! Io mi allontanerei se fossi Link. Sì. Perché... e se gli esplode in faccia? It's the future. The past, more like. You can't change the past. Bene. La meccanica più innovativa di Skyward Sword. E quella più overused, purtroppo, ma vabbè. Ah, questo mondo ora è pieno di vita. Beh, vita robotica. Vabbè, anche... piante. Allora, c'è il fiore antico. Le piante sono veramente... che è antico solo perché... nasce solo nell'antichità. Io non ne avevo uno, penso. Dovrò andare a ricontrollare, ma mi sembra di non averne nessuno. Di fiore. Di fiore antico. Ma è chiaro, Led, si può tenere solo qui. No. Come no? Non solo qui. Ci sono più posti dove puoi ottenerlo. Fiddati. Mi fiddo. Fiddare. Sì, se no, che cacchio. Io sto spingendo il carrello nel futuro, passato. Io sto già aprendo le porte, io ho già vinto un altro fiore antico. Vinto cosa? è questa la porta giusta o è quell'altra? Non lo so, io sono andato in una delle porte. Oh, nell'altra c'è lo scrigno, vero? Forse. Oh. Ecco, l'ho trovato il fiore antico adesso. Fuck me. Beh... si rifà tutta la strada. Posso saltare giù fretta. Mentre... non è che sono di fretta, è che... sono di fretta. Siamo giovani. Ok, è questo il carrello? Yeee, montagne russe! Non vedo né i russi né le montagne, sinceramente. Questo è solo un carrello. Neanche Link è felice, guarda la faccia di Link. È tipo, esploderà? Parliamo con uno dei robottini? Nah. Se vuoi? Chi se ne frega dei robottini? Tanto non dicono niente di utile. Dicono solo, hey, fuck you! Sì, non so, li hanno creati con una personalità, ma hanno deciso di crearli antipatici. Poi cosa stanno facendo? Cosa? È una miniera? Stanno minando altri cristalli come quello. Ah. Per sopravvivere. Giusto. Mi sembra che è quella la spiegazione. Giusto. È tutto un casino, cioè si esauriscono, ma... oh, un altro fiore. Bene, ne ho due ora. Ma quando vedono tipo Link colpire il cristallo, non so lì... non lo vedono, in teoria. Perché lo colpisce... ah, dici quando lo colpisce di nuovo per presentare? Sì, sì. Ah. Se lo ricordano. Forse è per quello che odiano gli umani, perché vengono sempre a colpire i blocchi e poi... Beh. Yes! Io adoro i mostri elettrici. Ehi, una gelatina. Vedete il coso? L'amuleto del tesoro fa il suo lavoro, almeno per me. Per zero non tanto. No. Vabbè, ma tu... ma io cosa, Lethal? Dimmi, io cosa? Tu sei fortunato in altre cose. Come... sì, sentiamo. La tizia del deposito ti ama. Non è una fortuna? Sì. Potrei tagliare il bambù gratis dopo che ti sposi? Sì! C'è un buco qua. Un altro scrignetto. Cosa c'è dentro qua? E altre 20 rupie. Voilà. Ok. Quanto vorrei una pozione leva fatica in questo momento. È ancora in sviluppo, mi dicono. Ah sì? Creature?
Formiche! E la formica. Formica, formica, formica. Formica. Ok, qual è la Io non so come... Aiuto. Io non so come continua quella canzone dopo E la formica. Boh, io sto abbattendo cosi con le bombe. Ah sì? Io sto facendo zig zag intorno a delle rane. Zig zag Link. Zig-zag. Vabbè, tu sei già avanti. Zig zag. Zig zag Link. Ok. Ci arrivo. Corri Link. I did it. Ok. Dove siamo? Altri pipistrelli, vai. Vai. Mi piange il cuore. Il cuore mi piange. Il gioco non ha tempo di loadingare gli artigli perché vai troppo di fretta. Già. Sei troppo pro per il gioco, Zero. Ok. Pensare che ti adoravo, Skyward Sword. Eri praticamente a fianco a... a Twilight Princess. E adesso perché non ti dà gli artigli, lo odi? E con ogni pipistrello che passa, la mia stima... la mia stima diminuisce. RNG di Zelda ti odia. Yeah. Pipistrello, hello? Alle piante piace mangiare le bombe. Una. Uh-huh. Ti prendo? Yes, I did it. Sabellula. Sto sentendo il diri di dir di din. Non ti preoccupare, Led. Okay. Tu lo senti, nessuno lo sente. Sei l'unico. Whoops. Ah, non posso catturare una pianta piranha. Non ancora. Ah, come si faceva questa parte? Ah, forse è così. Bombe. Sì, è la parte che penso io. No, ma ho sbombato le parti sbagliate. Un'altra piuma azzurra. Ne ho tre! Non è neanche tanto raro come oggetto. Io spero di trovarci una ciglia della dea. Vabbè. Okay, ora... What? Oh, l'esplosione dell'altra è intercettata. Bisogna tirare questa minecart. Holy shit. Ah no, ok. Finally. Io mi faccio un viaggetto verso l'infinito e oltre. Credo di essere già nel deserto. Probabile. Yes. Siamo giunti nel deserto di Ranel. Oh, è una cutscene in automatico. Ok. Forse. Ti mostra solo l'area. Deserto di Ranel. Mi dispiace un po', la miniera di Ranel è un po' così noiosa. Vabbè, non è l'ultima volta che ci entriamo in teoria. Sì, ma comunque. Fuck, una piuma azzurra anche a me. È il simbolo. Il simbolo della gloria. Lì. Davanti ai miei occhi. Blim. Yo. Mi stai aspettando o stai andando avanti? C'è una cutscene, Lethal, non posso fare niente. Okay. Ora ti aspetto. Intanto faccio esplodere queste due rocce.
con le mie mistiche bombe. The fuck? C'è un cristallo qui? Oh già. L'avevo già spostato, no? Sì. Serve a qualcosa questo cristallo? Oh, far partire. Cosa serve questo? In teoria adesso non so se serve qualcosa. Trovi un fiore in più? Di solito. Boh, magari da qui si va da qualche parte. Però sì, ma è per dopo, turco. Mi pare. Andiamo a vedere. Tanto devo aspettarti, quindi non è che ho altro da fare. Siamo giunti nel deserto di Ranel. La conformazione dell'area ha subito varie mutazioni a causa della desertificazione. Ah, sì, qui si ci arriva più tardi. Tenete a mente questo pezzo di qualcosa? È un deserto. L'ha notato, mio signore? No! Confermo proprio... la presenza di sabbia. Probabilità di venire inghiottiti 30%. Oh, confermo sì. La presenza di rocce. Per evitare i pericoli vi suggerirei di verificare la conformazione del terreno sulla mappa con più. Si suppone che Zelda si sia allontanata. Confermo inoltre che il territorio è pericoloso. Vi suggerirei di ricongiungervi a lei per verificare le motivazioni delle sue attività nel territorio di Yoldin. Scappare da me? Ecco la sua motivazione. What is he doing? Deserto di Ranel. Comunque sì, da questa parte c'è uno scrigno, letto. Ce n'è uno? Yes. E contiene... un'altra fucking piuma azzurra. Io sono fiducioso che il mio non avrà una piuma azzurra. Why? Wow, lag. Ti è lagato il gioco? Lag. Sì. Quando ho colpito il cristallo. No, non mi è apparso un altro fiore stavolta. Nel deserto è meglio tenere pronto il retino. Non si sa mai quando una rotola compo decide di venire a farti una visita. Tipo ora. C'è uno scrigno qua? Dov'è? Devi far rompere. Devi rompere il cristallo. Cioè devi attivare il cristallo e poi. Ah, ok, trovato. Okie dokie. Come on, ciglio d'idea. Non ciglio, non è un marciapiede. Oh, è una piuma azzurra. Fuck me. Magari quelle. Quante ne hai adesso? Ne ho 4 io. Io ne ho 3, ok. Forse sono stato meno sfortunato di te con le piume azzurre. Se non hai già preso un uccello, roba. No, va bene, ho ottenuto una al minigioco del. Hello, bro! Del bambù. Goodbye, bro. Dal bambù. Ah, dal bambù. Rotola campo, rotola campo. Siamo a 2. Vieni qui, you asshole. Ok, non far caso a me. What? È esplosa, Zero, da sola. Cosa è esploso? La rotola campo. Non l'ho toccata e non è sbattuta contro niente. Ed è, ha deciso di esplodere. Fuck this. Meglio morta che con te. Di lì non si va. Non mi ricordo se bisogna passare di lì oppure... Oh, il deserto è uno schifo. Oh, dell'orientamento. Come... Io la odio quest'area. Fammi fare il bosco 6 volte piuttosto. Qui ci sono rotolacampo, no? In questo scrigno in alto. Sì, un altro rotolacampo. Siamo a 3. E hanno solo una. Oh, e... Fai ci dice che a volte ci sono... Rotolacampo nel deserto. Devo leggere. Se vuoi. Rotolacampo, retino, pip pip pip. Ecco, bellissimo. 10 Do 10. The thing. Ok. Ora lancio una bomba nel buco. Oh, nel buco sbagliato l'ho lanciata io. Cioè, pensavo di dover distruggere. Ci sono altri buchi? No, non c'è. L'ho lanciato sul tetto sbagliato, ok? Ah, ok. Su quello dove aveva la roccia. Ho sbagliato.
Lag, holy shit, lag. Wow. Cosa sta succedendo, Lethal? No, forse era voluto. Sembrava lag, ma forse era. Wow, anche a me, tipo. Ehi, aiutami. No. Fai interrompe, i Boblin aspettano. Confermo che in quest'area il tempo è tornato indietro. Suppongo che il colpo inferto alla pietra azzurra abbia fatto regredire il tempo e ora ci troviamo nel passato. Ok, fai, te ne sei accorto un po' tardi, però. Tu sei ancora nel passato. Addio. Oh no, ha smesso di esistere. Au. Anche questo ha smesso di esistere. No, da me invece no. Da me hanno, sono tutti e due sopravvissuti. E li ho fatti smettere di esistere. Fino alla loro morte. Grazie. Ho cercato di farli esplodere, cioè di farli, di sbatterli fuori, ma niente. Ti è mancato poco? Stava per staccarmi la corrente. Vediamo un po'. Hai uno scarabeo, vero? Ma è del vecchio modello Ranel. Per premio lo trasformerò in qualcosa di meglio. Dai qua. No, ma io preferivo il vecchio iPhone. Oh, damn it. Questo non ha più gli... il buco per gli headphone normali. Vabbè. Ha ricevuto il pinzabeo. Con le sue pinze più grandi può trasportare gli oggetti. Sì, ma questo ti fa il caffè, Leto. Ora è in grado di afferrare le cose con le pinze. Beh, attenzione. Grazie. Sconosciuto. Che caso. Che poi cosa vuol dire stavano per staccarmi la corrente? Non ha mica una presa. Boh. Vuol dire che è un modo gentile per dire stavano per ammazzarmi, Leta. No. Vabbè, Zelda non è una di quelle serie che evita la parola uccidere, no? Ce ne sono alcune di Nintendo, la maggior parte. Ah, c'è qualcosa laggiù. O niente. Ah, fuck. Io non lo so, ma non mi sto a mettere lì a rompere tutti i buchi. Se no ci mettiamo 60 anni. Dobbiamo far cadere delle statue, ma non mi ricordo. Ah, già, adesso ho il pinzabeo. Non ti ricordi come, Leto? Che il pinzabeo, sai, è un optional. Vorrei arrivare alla prossima statua, così possiamo chiudere l'episodio. Beh, casomai se ci arrivi tanto prima di me, puoi anche chiudere. E poi io ci arrivo. Ah, questo non è necessario, mi pare. Sì. Vediamo se lo raggiungo. No, non lo raggiungo. Ah, ma è elettrico. Sì, il mio pinzabeo è geniale. Non sta dritto. Adesso sta dritto. Ma non per molto. Dopo la prima curva decide fuck this. Oh no, fuck. C'è con le altre solo. Whatever. Sta dritto finché lo tengo dritto. Poi non si ricorda più cosa vuol dire essere dritti. Guarda che non è facile stare sempre dritti, di continuo. Ecco. È un diritto del dritto. Ah, c'è qualcosa nella... Okay. Il mio lancio che ha deciso di smettere di funzionare. Ok. Lancia, please. C'è qualcosa nella cosa lì a destra? Penso di no. Prenderò questo coleottero. C'è una rotta da campo, porca vacca. Shazam! Preso. Shazam non è l'urlo giusto. Shazam ti trasforma in Shazam. La sabbicala. I nomi li adoro. Sono due parole messe insieme. Vedi, per questo dobbiamo supportare le traduzioni italiane ufficiali. Comprate i dizionari, Gino. Ok, l'ho ucciso in modo figo, potevo evitarlo di ucciderlo in quel modo, potevo benissimo usare una bomba o qualcosa del genere. Non so neanche... La prossima statua è dopo sta sezione, mi pare. Dopo il primo guscio surfing. Yes. La combo di oggetti, signore e signori. Ok,
Ok, lì c'è un esaedro, vorrei prenderlo. Se è possibile. Vai, Link! A pelo. Bam! Ah, questo non è neanche guscio surfing, perché non c'è nessun surfing. Sì, non c'è, non si muove mica. Sti buchi nel deserto sono una delusione. Sì, abbastanza. Beh, è un deserto. I know. Oh shit, il cactus è impazzito. Di nuovo combo di oggetti. Speriamo. Continuiamo a tenerlo stordito. E bam! Signore e signori. Lo chiamano Pro Killing Monsters. Uso efficiente di tutti i mezzi a tua disposizione. Forse è meglio farlo nel modo classico. E lì, signore e signori, c'è la statua. Ma prima di attivare la statua? Ma prima? Andiamo a sbloccare la scorciatoia. Ok. Così dimenticabile quest'area. Non è che è dimenticabile. Oh, ha funzionato. Qualcosa ha funzionato. Uno, due, tre. Oh, come on. Voglio solo superare questo punto. Io credo di essere arrivato, Letter. Devo solo aspettare. Mentre Letter cerca di arrivare in un modo quanto sconosciuto, perché io non so come sto cercando di arrivare. Credo stia usando... Normalmente. Non hai preso il biglietto dell'aereo? No. Quello del treno? Sono arrivato in teoria. Ok. Anche se non ho attivato la scorciatoia. Vabbè, mentre Lethal va ad posso attivare farlo dopo. La scorciatoia. Per questo episodio è tutto. Perché... Adesso sto andando a far. Vai. Vai, io intanto chiudo l'episodio. Cioè, non è che devi. Per questo episodio è tutto. Let's play è finito, basta. è già finito lo scorso episodio, Lethal. Adesso è davvero finita. Quante vuoi che finisca? Quante volte vuoi che finisca? Una mi basterebbe. Basterebbe a tutti, penso. Sì, penso. Vabbè, ciao gente. Bye bye. Mi sto giocando con un cactus. No, non gioco con il mio cactus. Che cactus stai dicendo? Quello vicino alla statua. Ho provato a fare una battuta. Sì, l'ho capita, Led. L'ho ignorata.